Paesaggi culturali, insomma, siamo ancora molto indietro. Filomena Principale faceva prima riferimento invece ad un'altra faccia della realtà. Abbiamo parlato fino adesso facendo degli esempi anche delle donne che passano da un corso di formazione all'altro per le motivazioni e le, tra virgolette, agevolazioni di cui parlavamo prima. Certo è, io con una battuta andando un po' oltre, esagerando, esasperando l'argomento, ho detto, beh, non si può stare fino a fino a 70 anni e passare da un corso di formazione all'altro, poi quando ci inseriamo nel mondo del lavoro poi probabilmente non avremo evidentemente più l'opportunità. Poi ci sono delle donne, ecco, fortunate, cioè che cosa intendo? Quelle che sono riuscite invece ad inserirsi professionalmente, però poi tante volte, sapete, cioè, si rivela poi dopo qualche anno un altro problema, la permanenza nel posto di lavoro. Che cosa intendiamo con questa terminologia, con questa espressione? Beh, la donna in quanto tale può andare in maternità. Può attendere un bambino, che oltre a questa bella notizia può voler necessariamente rappresentare un'altra cattiva notizia, perché poi spesso le donne intervistate nei sondaggi a livello nazionale, non soltanto qui al sud, forse qui a maggior ragione, perdono il posto di lavoro. Questa è una faccia non grigia, No, è nera nera della medaglia. perché purtroppo anche su questo territorio i Quindi non solo bisogna riscontri, combattere per inserirsi, poi. assolutamente, i riscontri sono esattamente simili a quelli che sono i dati poi a livello nazionale. Infatti. La maternità per le donne rappresenta un ostacolo alla propria professionalità. Paradossale per la vita stessa, per Paradossale, natura, no? paradossale, soprattutto in un Uno paese, come Stato. dire, dove si incentiva a fare figli, Ecco. e però manca poi tutta la rete di supporto a questo. E se pensiamo che la permanenza della donna nel mercato del lavoro, diciamo delle fortunate, Sì, io parlo di fortunate per significa intenderci. anche se c'è una rete di sostegno al lavoro di cura, creare la strada per dare fortuna anche alle altre, perché significa mettere in moto un meccanismo di Sì. ulteriore ricchezza nel campo del Arricchimento, sì, è lavoro, che fa vero. anche crescere quel PIL che, a cui tutti guardiamo come strumento. Questo però continua ad essere un gap profondo. E se pensiamo anche che con le risorse agli enti locali, col taglio delle risorse agli enti locali, con l'attuazione del federalismo fiscale, noi abbiamo già avuto campanelli d'allarme dal Comune di Taranto rispetto ad esempio alle risorse del piano sociale di zona. Se pensiamo che con questi tagli già dal 2012 rischiamo di non veder garantiti una serie di servizi che sono un piccolo aiuto a quel lavoro di cura che ancora pesa sulle spalle delle Sì. donne, allora come dire, cerchiamo di comprendere come il futuro può diventare Cosa davvero ci si può nero. Ecco. prospettare, chiaro? Io però voglio provare a lanciare anche un messaggio di speranza, Sì, ma è a quello che dobbiamo arrivare, anche perché abbiamo pochi perché minuti ancora a nostra disposizione e fra qualche vogliamo giorno è anche chiudere la in giornata bellezza, internazionale della eh? donna. Chiudiamo davvero con un Sono messaggio di speranza. davvero, concordo perfettamente con quello che diceva Beatrice. E lo dico perché stiamo provando su questo territorio a costruire una rete che coinvolga tutti i soggetti portatori di interesse sul territorio: le imprese, le pubbliche amministrazioni, i luoghi istituzionali della politica, i sindacati, i movimenti, le associazioni. È importante creare questa rete perché è la rete che deve leggere il bisogno del territorio anche. Non ha senso presentare un piano della formazione a livello provinciale, un piano della formazione a livello regionale e poi non comprendere di cosa si ha bisogno sul territorio. Noi abbiamo già dei distretti industriali sul territorio. Dobbiamo capire la lettura come è lunga nel tempo e non una lettura Ecco, emergenziale. con un occhio un po' più lungimirante, via. Perfetto, allora su questo possiamo capire il bisogno dell'impresa, quindi intrecciare il bisogno di chi cerca lavoro. Questa cosa va fatta, l'abbiamo già fatta in maniera unitaria facendo le nostre osservazioni al piano provinciale della formazione,
abbiamo messo che lì dentro quelle osservazioni, abbiamo detto che è vincolante il parere anche della consigliera di parità rispetto all'accesso alla formazione per le donne. E abbiamo altri momenti, stiamo cercando di coinvolgere anche l'università, perché è determinante quello che diceva anche Beatrice. Le donne ancora vengono incentivate a percorsi formativi deboli, diciamo così. Meglio il classico dello scientifico, è più congeniale ad una donna il classico che non lo scientifico. Allora c'è un politecnico che è uno strumento eccezionale su questo territorio. Io concordo che dobbiamo provare a consolidare, costruire e consolidare questa rete di lettura, di conoscenze e poi anche di fare sul territorio. Penso che sia la strada per uscire da questa secca in cui ci siamo infilati. Dobbiamo risalire in qualche modo la china. Io voglio chiudere, come dicevo prima, proprio con un messaggio di speranza che adesso chiedo a tutte voi, ciascuna per le proprie competenze e per le proprie esperienze, quindi lanciamo davvero un input di speranza. Barbara Gambillara, in chiusura, così poi sentiamo anche Beatrice e Simona. Innanzitutto volevo dire l'ultimo passaggio fatto da Filomena Principale, sì, al quale tengo tantissimo, perché anche se molto in ritardo rispetto al fatto che un piano formativo della provincia doveva essere presentato, diciamo, a gennaio, poi per fortuna i termini regionali sono slittati, noi un piccolo tassello l'abbiamo messo per la prima volta, credo, cioè abbiamo fatto in modo, anche se solo con un documento vedremo che risultati produrrà, abbiamo dato degli indirizzi specifici rispetto a quello che secondo noi, quindi sindacati Assindustria, altre associazioni e l'ufficio della consigliera di parità, abbiamo messo dei tasselli che noi ritenevamo importanti, perché quel piano esplica la formazione futura del territorio per almeno un anno, quindi ci tengo tantissimo. Questo come messaggio di speranza, il solo fatto che comunemente, quasi potrei dire spessissimo, siamo seduti insieme a dei tavoli a discuterne, secondo me già questo è un punto importante. Beh, perché dà delle aspettative rispetto alla possibilità che finalmente abbiamo un luogo di confronto che presuppone l'elaborazione poi della programmazione di queste politiche, e io credo che alla fine questo sia un punto fondamentale. Un punto di forza e un punto da cui partire, un'ottima base. Beatrice Lucarelli. Sì, io concordo con quello che ha detto Barbara e ribadisco ancora quello che è stato espresso poc'anzi, cioè quello di fare rete, di fare sistema. Io devo dire che con le presenti, la Nitti l'ho conosciuta soltanto stamattina, ma penso che farà parte del nostro gruppo di lavoro. Ci siamo già incontrate, abbiamo elaborato dei documenti insieme, quindi penso che finalmente le donne del territorio, che in qualche modo rappresentano delle categorie lavorative, finalmente si sono sedute intorno ad un tavolo, l'hanno cominciato a discutere. Le imprese di quali categorie professionali hanno bisogno, quindi le donne a cosa devono orientarsi, e questo l'abbiamo fatto soprattutto anche con il gruppo giovani imprenditori quando facciamo orientamento nelle scuole, perché noi siamo deputati a fare anche l'orientamento nelle scuole, dobbiamo dire qual è l'impresa del futuro. Ecco, a volte non lo sappiamo neanche noi veramente, proprio perché viviamo in una situazione emergenziale, quindi che non ti permette di guardare troppo oltre al futuro. Ed è vero, abbiamo proprio detto, attraverso il progetto Rosa che Confindustria Nazionale ha portato avanti, abbiamo detto alla categoria femminile, quindi alle femminucce delle scuole, non orientatevi soltanto sugli studi classici, un po' in realtà vado contro tendenza perché io ho fatto studi classici, però parliamo di anni fa, però adesso parliamo di oggi. Certo. Orientatevi verso quelli che sono gli istituti tecnico-professionali, tecnico-commerciali, tecnico-industriali, perché ormai il mondo del lavoro ha bisogno di tecnici, non soltanto di tecnici, ma tecnici che siano di altissima preparazione. Non abbiamo più bisogno della mediocrità, abbiamo bisogno dell'eccellenza per essere competitivi. Ed essere competitivi nel mondo del lavoro non fa altro che crescere, far crescere l'impresa, e di conseguenza se l'impresa cresce, cresce l'occupazione. Simona Nitti, speriamo un giorno di non appartenere più a quelle cosiddette categorie, no, delle speciali, fragili, eccetera. Certo, intanto una categoria che sarebbe già un evento. No, il mio unico messaggio di speranza in chiusura è che purtroppo è contraddittorio, però diciamo, stringiamo ancora i denti per questa fase di transizione in cui comunque, se prima ci hanno detto di andare al classico, adesso ci dicono di andare al tecnico industriale, sperando che questa rete, queste discussioni, perché è vero tutto quello che è stato detto sui tavoli di concertazione e quant'altro, porti un giorno che non sia troppo lontano, magari alle nostre
nostre figlie a fare semplicemente la scelta che uno gli pare di fare, certo, per fare quello, chiaro, che vuole fare nella vita. Chiaro, vabbè, questo sarebbe il massimo, vabbè, va bene, massimo, come messaggio finale, è un così, massimo che comunque non è talmente lontano, forse ecco, come dopo il messaggio di speranza bisognerebbe anche trovare una soluzione, credo che sarebbe, per mio parere esclusivamente, sì, personale, metterci, puntare a degli obiettivi non molto lontani, cioè degli obiettivi piuttosto vicini da raggiungere e poi magari insomma andare oltre. Sì, ecco, senza troppa lungimiranza, sì, ma senza troppa, diciamo, programmazione. Mi piace l'idea della programmazione annuale, più concreta. Sì, è più vicina, più realizzabile. Più realizzabile, sì, certo, si tocca, è più tangibile, no? Si tocca, sì, con mano, certo, sono d'accordo. Quel senso pratico, concreto, appartiene solo alle donne, diciamolo in chiusura. Grazie, grazie a Barbara Gambillara, grazie, grazie a Filomena Principale, grazie, grazie a Beatrice Lucarella, grazie ancora una volta a Simona Nitti, grazie, buon lavoro e come dire, uniamoci affinché dalle donne si possa ripartire, non soltanto per risalire la china nell'universo e nel mondo legato strettamente alla figura femminile, ma che sia poi un giusto contributo all'intero assetto sociale. Ne siamo capaci, dobbiamo solo avere l'opportunità, l'occasione per poterlo dimostrare.